standing here for you. We were made to love. We were made to love. You were sent for me too. We were made to love. We were made to love. Oh, I've never seen anything. You're much more than human being. Extraordinary machine. Oh, I never loved, I never loved, never loved someone like this. All I know is have a sin here for you. We were made to love, we were made to love. From the start, oh, I was never sure of a God before, but I know He must exist. He created this. Allora, il Latino Olimpo nasce qui nella scuola dell'Olimpo del Liscio circa 4 anni fa, da un'idea dei maestri Luigi Francescangeli e Noemi Poliolesi, che sono dalle vene amatori di classe S, che hanno deciso di iniziare a intraprendere la carriera anche di insegnanti. E naturalmente il Latino Olimpo è affiliato alla FIZ, dove svolgiamo tutta la nostra attività agonistica. E oltre a preoccuparsi del ballo strettamente necessario alle coppie, il Latino Olimpo si impegna anche nella DDA. La DDA è la Team Dance Academy, perché oltre ad insegnare a ballare, i ragazzi frequentano questa accademia dove si insegna didattica del ballo sui nuovi testi elaborati da una commissione WDSF, che è World Dance Sport Federation, con corsi di inglese e con corsi di preparazione atletica e anche con la danza classica. Questo perché i nostri maestri non amano chiudersi in se stessi, ma amano aprire le porte della loro scuola a tanti professionisti che vengono qui ad insegnare le varie cose, come abbiamo un insegnante d'inglese che ci insegna l'inglese, come abbiamo professori che vengono ad insegnare come ci si prepara atleticamente per allenarsi, come ci si prepara per una gara, così come abbiamo la collaborazione di insegnanti di danza classica che insegnano ai nostri allievi anche le basi della classica, che sono indispensabili per avere un ballerino completo al 100%. Ma senza andare in fondo, senza fare tutto, perché questo qua si è da poco. Ora cambia, boom, subito. Chiaro? Shoot. Chiaro? Provate un attimo questa linea. Usiamo gli adduttori, questo anche è importante. Ruoto, uso per trasferire il peso a destra, però da fermo per fatica solamente con il corpo. Ci dobbiamo cercare di coordinare nel momento quando lei va a piegare la gamba. Bravo, e di non creare troppo una sorta di questa posizione. Poi tocca fare questo, portando l'anca a destra e la gamba te la scegli in avanti. Vado a fare questo. Ciappa, boh. No, no, no.
Facciamo un applauso, forza! In quanto dà la possibilità ai ballerini di questa scuola, soprattutto ai ragazzi più grandi, di iniziare a lavorare all'interno della nostra scuola e intraprendere un progetto lavorativo. E, per esempio, nel mio caso io faccio parte della TDA, ovvero Teen Dance Academy, ed è un progetto molto interessante e io all'interno di questo progetto insegno la materia lingua straniera inglese. In quanto nel mio percorso di studio universitario ho appunto studiato l'inglese, lo insegno da diversi anni e insegno questa materia inerente però sempre nell'ambito della danza sportiva, per cui insegno a tutti i giovani ballerini, ragazzi più piccoli e più grandi, ed è un progetto molto interessante perché dà la possibilità, oltre a livello scolastico, quando i ballerini vengono qui nella nostra scuola ad allenarsi, ci sono delle ore che vengono dedicate a questo progetto e gli permettono a tutti questi ragazzi di imparare l'inglese, che sicuramente sarà utile in tutta la loro carriera da ballerini e non. Un'altra cosa molto interessante sul progetto Giovani è anche la possibilità che danno a ragazzi più grandi di insegnare anche ballo, quindi di insegnare delle coppie di principianti e intraprendere anche un inizio di carriera anche da insegnanti di ballo. Allora, noi siamo costituiti da circa 200 ossa, poco di più, tutto il corpo nostro. Circa 200 ossa. Che cosa fanno queste ossa? Innanzitutto ci sostengono, perché se non ci fossero ossa cadremmo per terra. Due, ci permettono di camminare in maniera adeguata. Vedete, si trovano esclusivamente nello scheletro degli arti, quindi nell'arto superiore o nell'arto inferiore, quindi quello che dicevamo prima, femore, l'omero, e sono formate principalmente da un corpo cilindrico che viene piuttosto allungato, la diafisi, che è questa qui. Deve stare bella aperta così. E non ci riesce perché ha un problema articolare. La spalla riesce a muoverla, c'ha delle difficoltà dal punto di vista, magari l'ha così incastrata. Io posso dirgli quanto mi pare. Insegnamenti, la propria passione, trasmette la propria passione. In più credo anche che il progetto Giovani dimostri una cosa fondamentale, almeno per me, che è fondamentale lo svecchiamento. E in qualsiasi campo, che sia il ballo o altre strutture, io credo fortemente che ai giovani deve essere lasciato più spazio, perché la passione che trasmette un giovane è sicuramente diversa da una persona più adulta, proprio le prime armi, quindi l'entusiasmo, la voglia di dimostrare è fondamentale.
all'interno di questo, di questa famiglia, perché è una famiglia più che un gruppo, più che un team, ballo e insegno. Grazie a Luigi e Noemi, che sono i miei insegnanti, ho avuto la possibilità di poter crescere sia dal punto di vista professionale e anche umano, perché insegnare credo che ti metto ogni giorno in discussione con te stesso e ogni giorno cresci sempre di più, devi superare degli ostacoli. Siamo agonisti e gareggiamo nella categoria 2-19-34. Sarebbe range di età, diciamo, sì, no? Sì, esatto. Quindi voi siete una coppia di ballo. Sì, siamo una coppia di ballo, siamo anche una coppia nella vita, ma siamo una coppia di ballo. Balliamo insieme da diversi anni nella disciplina danze latinoamericane e quindi ci alleniamo 5 giorni a settimana, siamo sempre qui ad allenarci, studiamo e poi andiamo a fare le competizioni nazionali e anche alcune a livello internazionale. Di atleti. Adesso Latino Olimpo conta più di 70 atleti, abbiamo fasce d'età che partono dai 6 anni fino ai senior 2, e le classi vengono toccate tutti, dalla classe D, la classe C, B3, B2, B1, A2, A1, A e AS, quindi abbiamo veramente una diversificazione dell'insegnamento che copre la totalità del ballo di oggi. Poi, insomma, 70 atleti non sono pochi e poi sono sempre, diciamo, ai primi posti nelle classifiche nazionali. Abbiamo avuto più di 20 campioni provinciali, abbiamo avuto 15 campioni regionali, abbiamo avuto 2 vincitori di Coppa Italia, abbiamo avuto 2 terzi posti al campionato italiano, abbiamo avuto 3 vice campioni italiani e anche un campione italiano, sempre Fitz. Quindi diciamo che i risultati non fanno fatica ad arrivare. Naturalmente tutto questo grazie all'impegno dei nostri maestri e all'impegno dei ballerini che fanno tutte queste attività che sono solo ed esclusivamente per la loro crescita personale.